Da sempre incuriosito da ritratti di assassini, soprattutto seriali, al suo dodicesimo lungometraggio, David Fincher punta lo sguardo su un sicario professionista ispirandosi alla graphic novel di Alexis Noland del 1998. Al centro di The Killer, infatti, è un solitario omicida subito caratterizzato da un rigido codice professionale autoformulato che ripete come un mantra nel monologo interiore che accompagna tutto il film. Attieniti al piano. Non fidarti. Chirurgico, implacabile, metodico e maniacale ai limiti dell'ossessivo, il killer interpretato da un solido Michael Fassbender è colui che anticipa, non improvvisa e non si fida di nessuno e che porta a termine le sue missioni profumatamente pagate nella perfetta invisibilità. Un'infallibilità la sua improvvisamente interrotta da un errore che Fincher fa coincidere con la svolta del film, che da quel momento diventa un revenge movie esistenzialista, giacché il killer inizia ad affrontare i suoi mandanti in una caccia all'uomo, in un periplo geografico e di identità decostruite e ricostruite. Attieniti al piano. Esploratore raffinato di psicologie deviate, l'autore di Seven, Zodiac, ma anche della serie Manhunter, costruisce dunque su questa odissea assassina un thriller freddo e registicamente impeccabile, cui tuttavia sembra mancare proprio l'anima propriamente finceriana dei suoi killer movie, ovvero le ambiguità, l'enigma, le ombre. Insomma, questo sicario filosofo che ragiona sui massimi sistemi è fin da subito troppo esposto, lineare e diretto nel suo agire, per riuscire a provocare nello spettatore quella insaziabile attrazione e viscerale desiderio di scoprire la verità agita negli altri suoi film. Mai concedere un vantaggio. Attieniti al piano. Combatti solo se sei pagato per combattere. Ciò detto, resta interessante la metafora con il fare cinema che questo film sembra presentare, a partire dall'ambivalente vocabolo inglese shooting, cioè sparare e girare, che prosegue con le eternamente violate intenzioni dei registi di tenere tutto sotto controllo e giammai improvvisare. Attieniti al piano. L'empatia è dominanza. Questo è quello che questo. Se vuoi avere successo, semplice.